Il mio viaggio nella Rosa dei Venti comincia da qua, da un paesino dell'entroterra genovese, al quale in qualche modo è legata la prima della canzone di questo viaggio, che si intitola Camminando la notte. È un brano che ho cercato di scrivere più intensamente possibile, ispirato e dedicato a questo vento, il vento dell'inverno, il vento che viene dal nord e porta il freddo. Quando riflettevo su questo carattere di quest'aria fredda dell'inverno soprattutto, mi è venuto in mente un'antica canzone partigiana che era Fischia il vento e urla la bufera. Insomma, collegando questo tema della bufera, del vento che freddo che fischia nella notte, che porta la tempesta, mi sono avvicinato anche a questo tema che è quello della guerra civile, come momento di prova, momento di grande sofferenza. Questa è la tempesta, questa è la tramontana che soffia nelle vite, credo, di ognuno. E quale tramontana peggiore della guerra? Cioè, riflettendo su questo tema, ne ho parlato con un'amica, Emanuela, che mi ha raccontato una storia bellissima che appunto mi ha portato qui. È una storia che parla della guerra civile che ha attraversato, tagliandola di netto, la nostra terra. Dopo l'8 settembre 1943, con la firma dell'armistizio e con il cambio delle alleanze, si amplia quel movimento, prima sporadico, ora di massa, di resistenza del popolo italiano contro il nazifascismo. La guerra di resistenza in Italia, è una guerra civile. Però qui a Monte Domenico, sulle alture di Sestri Levante, non è più una guerra fratricida come nel resto dell'Italia. Qui un alpino si rifiuta di eseguire un ordine e di sparare a un partigiano, rivalutando l'idea di guerra tra fratelli. È Sì, un po'. quando mi ha raccontato questa storia è stato molto bello quello che è venuto fuori, cioè un'idea di obiezione di coscienza, in quanto camminando nella notte racconta la storia di un alpino che in un momento di riflessione viene intimato dal suo capitano, no, di sparare a un partigiano, un fuggiasco, un ribelle appunto che viene dall'altra parte della valle, si rifiuta e il capitano fredda uccide entrambi. Un episodio di obiezione di coscienza ante litteram. E questo mi ha colpito particolarmente perché porta fuori appunto il primato della coscienza, della libertà della persona, che va molto oltre ogni genere di schieramenti a cui la persona può appartenere.